Bentornati al consueto appuntamento con TG Tech. Vediamo subito insieme quali sono le notizie più importanti di questa settimana. LG Optimus Dual in distribuzione in Italia. AMD Radeon HD 6790, presto tra noi? Novità per i browser per smartphone. Firefox 4 per Android, Opera Mini 6 e Opera Mobile 11. Silicene, dal silicio un'alternativa al grafene? Photoshop 2011, impressioni a porte chiuse. Nintendo 3DS in commercio. Negli ultimi giorni LG ha cominciato la distribuzione nei negozi italiani del suo smartphone Optimus Dual, il primo ad arrivare sul mercato con la piattaforma Nvidia Tegra 2 Dual Core. Uno dei punti di forza di questo smartphone è il display da 4 pollici basato su tecnologia IPS. Grazie alla piattaforma Dual Core lo smartphone è molto reattivo e veloce, ma le prestazioni di Tegra 2 si vedono soprattutto nell'uso della porta HDMI per il mirroring del telefono sul televisore, dove è possibile anche gestire contenuti Full HD 1920x1080. La fotocamera ha 8 megapixel di risoluzione e un flash LED. Il telefono si posiziona a 499 euro di listino, costringendo anche la concorrenza a rivedere magari alcuni prezzi. L'unica pecca che possiamo trovare è forse il sistema operativo Android 2.2 Froyo, ma LG ha dichiarato che a breve arriverà l'aggiornamento a Gingerbread 2.3. Novità interessanti in arrivo dal mondo delle schede video e dalla voce di Gabriele. Il mese di marzo che si sta concludendo è uno dei più attivi di sempre per il mercato delle schede grafiche. Nelle ultime settimane sono state infatti lanciate 3 schede video e non sembra essere finita qui. Circa 2 settimane fa Nvidia ha presentato sul mercato GeForce GTX 550 Ti, una scheda video dedicata alla fascia media del mercato. La soluzione di Nvidia si caratterizza per un prezzo particolarmente interessante ed un rapporto prezzo-prestazioni assolutamente interessante. Presto, secondo alcune indiscrezioni online, sarebbe l'ora di Radeon HD 6790, scheda video sviluppata da AMD, che andrebbe a competere direttamente con GeForce GTX 550 Ti. La scheda rappresenta l'erede naturale di Radeon HD 5770. Sempre secondo le indiscrezioni, la nuova scheda video sarebbe basata su GPU Bards, ovviamente pesantemente castrata e ridotte le frequenze di funzionamento. La scheda, secondo le prime informazioni, dovrebbe essere commercializzata con un prezzo attorno ai 130 dollari americani. E le prestazioni dovrebbero essere comunque in linea con GeForce GTX 550 Ti. Ma la domanda che tutti si fanno è: ci gira la Crysis? A pochi giorni dal rilascio di Firefox 4 è ora la volta di un'interessante novità per il mondo degli smartphone. Stiamo parlando di Firefox 4 per Android, nuovo browser rilasciato da parte di Mozilla che dovrebbe farsi apprezzare per le doti prestazionali e per la disponibilità di funzioni già presenti sulla versione desktop, come ad esempio Firefox Sync. Firefox 4 per Android non è però l'unica novità della settimana in ambito browser mobile. Sono infatti ora disponibili anche Opera Mini 6, adatto ai terminali con caratteristiche più semplici e disponibile anche nella versione Java, e il più completo Opera Mobile 11. I due browser di Opera Software hanno un'interfaccia ottimizzata per l'utilizzo del touchscreen e mettono a disposizione Opera Turbo, la tecnologia che comprime sui server i contenuti da inviare al client per la visualizzazione sul telefono delle pagine web ottimizzate. Ora una parentesi tecnologica sul silicene a cura di Andrea. Abbiamo spesso avuto modo di parlare del grafene, uno dei materiali attorno ai quali vi è la più fervida attività di ricerca, in quanto le sue proprietà fisiche ed elettriche lo rendono uno dei principali candidati per i chip del futuro. Il grafene non è altro che un sottilissimo foglio dello spessore di un atomo, costituito da atomi di carbonio disposti in un reticolo esagonale a nido d'ape. Da qualche anno si cerca di capire se esiste la possibilità di ridurre in sottili fogli anche il silicio, creando così il silicene. Un tentativo sperimentale di realizzare fogli di silicene è stato condotto dal fisico Anton Florence, che ha fatto crescere un sottile strato di silicio utilizzando come substrato un materiale ceramico. L'indagine a raggi X dello strato di silicio ha dimostrato l'esistenza di una struttura esagonale simile a quella del grafene, con il vantaggio che il silicio può essere più facilmente integrabile nell'elettronica odierna.
La ricerca proverà ora a determinare quali identità effettive vi siano tra grafene e silicene. Nel caso in cui quest'ultimo sia realizzabile con tecniche di produzione relativamente semplici, la storia del grafene nell'elettronica potrebbe terminare ancora prima di cominciare. Alessandro ci riporta invece le sue impressioni a porte chiuse dal Photoshop. A pochi giorni dalla chiusura del Photoshop 2011 di Milano è tempo di qualche bilancio. Non ci soffermeremo su modelli specifici, quanto sulle impressioni che abbiamo avuto visitando gli interessanti stand della manifestazione. La percezione generale è un entusiasmo davvero forte per il settore. La fotografia digitale sta coinvolgendo davvero molte persone, anche quelle che fino a ieri non erano abituate a scattare. Diverse le tendenze che abbiamo potuto osservare, fra cui le fotocamere, definiamole Evil, ovvero mirrorless ma con obiettivi intercambiabili, il 3D e tutta una serie di compatte e reflex dai maggiori produttori. I numeri parlano di circa 65.000 visitatori e un incremento rispetto all'edizione dell'anno passato che si è tenuta a Roma. Da alcuni dati ottenuti dall'organizzazione abbiamo saputo che, per esempio, il mercato delle reflex in Italia è cresciuto del 12% rispetto all'anno passato. Un segnale molto chiaro di come questa passione stia coinvolgendo sempre più persone. Grandi attese dunque per l'edizione del prossimo anno che si terrà a Roma a partire dal 2 aprile. È infatti confermata l'alternanza Roma-Milano per quanto riguarda il Photoshop. Rosario riprende il suo spazio e ci aggiorna sulle notizie dai videogiochi. Dal 25 marzo è in commercio in Europa e dal 27 negli Stati Uniti. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sul numero di console vendute, ma Nintendo fa sapere di aver registrato il record nel Day One negli Stati Uniti rispetto a tutte le sue precedenti console portatili nel numero di console vendute. Intanto alcuni analisti di mercato hanno divulgato informazioni sui costi di produzione di ciascuna unità di Nintendo 3DS. Il costo dei soli materiali di Nintendo 3DS è di circa $100, ovvero intorno ai 70 euro. Ma a questa cifra bisogna aggiungere i costi di assemblaggio, confezionamento, consegna e promozione. Ricordiamo che Nintendo 3DS è venduto al pubblico al prezzo di 250 euro. Il costo dei materiali di Nintendo 3DS rappresenta un incremento del 33% rispetto al costo dei materiali della console portatile di precedente generazione di Nintendo, ovvero il DSi. Uno degli elementi più sofisticati del 3DS è ovviamente il display, che consente di avere la visione stereoscopica 3D senza occhialini. Considerando anche il display inferiore, il costo di produzione per i display è di $33. I costi aumentano in maniera sensibile rispetto alla precedente generazione se si parla di interfaccia utente. La presenza di giroscopio e di accelerometro in Nintendo 3DS infatti comportano un aumento dei costi di produzione di circa il 71% in questo ambito rispetto alla precedente generazione di console portatili. Anche questa edizione di TG Tech, il telegiornale del network di Hardware Upgrade, termina qui. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento.